veniamo da una bella maratona oceanica con l'andata e rientro dalle Azzorre, che è stata molto impegnativa. Sono contentissimo di fare questa regata, che ha un formato diverso, non fa parte del campionato Class 40, ma comunque è una bella festa della vela. Mi fa molto piacere essere qua e condividere con tutti questa avventura. It's a remarkable class, this, and you touched on it earlier, the fact that how much it's changed the sport, you know, to make it more accessible, the fact that they tightly restricted the materials to limit costs. If you're aspiring to be an Imoca sailor with infinite budget, this is your grassroots entry into the big boys league. FRA 168, FRA 190. La partenza abbiamo sbagliato. Abbiamo calcolato male il tempo alla linea e non era facile, perché comunque c'era tanta corrente che spingeva. È stato un po' duro partire così, però ci siamo detti che dovevamo fare una bella regata, mettevamo questa cosa qua un po' di lato, e i ragazzi sono stati grandissimi. Abbiamo fatto le prime 12 ore molto concentrati al timone e niente, abbiamo passato questo primo momento difficile. Effettivamente c'era un mare un po' corto e anche a noi comunque ha dato fastidio. Beh, lo sapevamo che sarebbe stata una bolina fino praticamente al fastnet. Poi in realtà le ultime ore per arrivare al fastnet sono state molto veloci, perché abbiamo passato un secondo fronte, comunque sì, sempre abbastanza impegnativo. Anche quando è calato il vento comunque è rimasto un po' di mare, quindi abbiamo dovuto bollinare. Al fastnet poi abbiamo ripreso un po' il gruppo, c'è stata un po' una ripartenza, no? E questo ci ha rimesso anche un po', ci ha rimotivato. Abbiamo fatto poi una bella notte in avvicinamento, abbiamo navigato bene. Non facile questo fastnet. Sicuramente una delle condizioni peggiori che ho preso negli ultimi mesi. La regata non si smentisce mai. Questa barca, questo equipaggio è stata un'esperienza meravigliosa. La competizione c'è stata dall'inizio alla fine. Una bellissima avventura, e poi farla con tre bravissimi velisti professionisti, per me che sono un amante della vela, è una gioia. Prima del Vabra dovremmo smontare un po' la barca, toglieremo la chiglia all'albero e verificare tutto prima della partenza.